Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati canale YouTube OnlySvapo eh, Io sono Mister Ninno trattino basso TNT. A Gioi propone la nuova versione, ragazzi, il nuovo Tornado, il Tornado Hero eh, migliorato in tutto e presentato in questa sua nuova versione, ragazzi, per 5,2 ML di capienza, un deck eh, stile Velocity che eh, riporta lo stile del, del Kennedy, eh, quindi nuovo airflow, nuova sistemazione del cotone che eh, riporta molto al, all'XL, sempre di iJoy. però ragazzi, questo atomizzatore non perde una goccia. Eh, quindi, riproposto sul commercio dopo i numerosi feedback negativi che ha ricevuto con il tornado, iJoy ripropone un nuovo tornado. Eh, bello eh, massiccio compatto molto capiente di, di millimetraggio 25. Molto, ragazzi, ma molto performante. Andiamola a vedere, ragazzi, da vicino. Eccoci qui ragazzi per l'unpacking del prodotto. Ai Joy propone come di suo consueto l'atomizzatore che è contenuto dentro una scatola di plastica quindi rigida ricoperta dal cartone dove la stampa davanti riporta proprio tornado hero. Questa volta i colori sono sul giallo e sul blu, dietro quindi tutte le diciture del prodotto. Che ne descrivo in breve, allora ragazzi. Il tank è di una capacità di 5,2 ml. Il diametro dell'atomizzatore è di 25 mm. Ha le coil compatibili pre-made, quindi le sue chip coil. Il deck è in stile Velocity al il, um, il gold plates, e quindi sarebbe il pin placcato in oro, l'insulatore pack. All'innovazione, quindi ragazzi, cosa importante del sistema eh, di Airflow, eh, molto simile quindi al come loro dichiarano al, al, al Kennedy, molto quindi ragazzi, simile quindi al Kennedy. Ma andiamo a vedere la confezione nell'unpacking, cosa ci danno. Allora, partiamo subito ragazzi da questo bellissimo atomizzatore. Quindi ripeto, di millimetraggio 25, il pin a taglio. Dopo vi dirò anche il perché. Allora partiamo da sotto ragazzi, la regolazione dell'aria. Una fessura da una parte, una fessura dall'altra. La regolazione quindi del flusso. Da una parte e dall'altra, quindi quando andremo a fare il nostro refill, chiuso e aperto, la scritta quindi: Tornado Iro sulla campana. La tip quindi è non ha attacco 5/10, ok però nell'unpacking del prodotto ci viene dato la possibilità quindi di un adattatore che poi monterà le nostre eh, tip preferite per il revil ragazzi semplicemente c'è cioè, vi faccio vedere qui la gocciolina dove andremo a fare il nostro revil Quindi lo andiamo allora a smontare. No, lo facciamo dopo. Vi faccio vedere tutto l'unpacking del prodotto. Allora, viene fornito un tank di riserva 5,2 ml. Viene fornito un cacciavitino a stella. Viene fornito un cacciavitino a taglio. Una serie di spare parts che comprendono una strisciola di cotone Muji. Due coil pre-made, credo che siano in Alien. L'ho misurato prima, ragazzi, sono di millimetraggio, diametro interno da 3. Tutte le O-ring. Il secondo pin, ragazzi, placcato in oro, qualora ne andassimo a perdere, per eventuali motivi, quello che abbiamo in dotazione. In più, i grani di riserva. In più, ci viene fornita... Con questa quindi copertura in silicone ragazzi la coil pre made quindi quella pronta che ha una eh, misura da 0,30 ve la faccio vedere è una dual coil quindi prenderà liquido da una parte e prenderà il liquido dall'altra Andiamo a smontare l'atomizzatore, ragazzi. La parte sotto, ragazzi, è l'anellino che regolerà l'aria. Il, il deck, quindi ve lo faccio vedere, stile velocity. Con queste grosse fessure dell'aria che prenderà quindi l'aria da sotto la rigenerazione ragazzi è semplicissima perché una volta selezionate le nostre coil posizionate il codone andrà sistemato dentro queste asole apposta e andranno ad incontrare quindi il nostro liquido nel tank veramente studiato meglio e dico meglio rispetto al suo prece predecessore allora ragazzi vi faccio vedere una cosa per poter accedere quindi al deck eh, qualora vorremmo, vorremmo andare a sostituire la coil il deck risulta bloccato, ciò significa che con il cacciavitino a taglio andremo ad allentare il pin sottostante. E a quel punto, ragazzi, il deck si sfila tutto e possiamo andare quindi ad inserire la goil pre-made. Rinseriamo il pin e chiudiamo il tutto. Come vi dicevo, la resistenza si aggira intorno allo 0,3. Eccolo qua ragazzi. Ci interessa poco perché noi lo andremo a rigenerare. Quindi, di conseguenza andremo a, a, a svidare ulteriormente il nostro pin. Ed ok, svidiamo la coil pronta, rimontiamo il nostro deck. E ragazzi, qui dobbiamo stare attenti perché eh, vi faccio notare una cosa: mi si è bloccato. Eh, di fine corsa non è un problema, vedete dove passerebbe praticamente l'aria. L'aria deve essere praticamente perpendicolare all'entrata dell'airflow, che in questo caso, ragazzi, non è. Quindi, semplicemente andiamo a posizionare noi, quindi andiamo a fare la regolazione dei nostri due buchi in perpendicolare alla presa dell'airflow una volta trovata la giusta posizione ragazzi rinseriamo il nostro pin ed andiamo a serrare il tutto ok ragazzi in questo modo il deck è predisposto per la sua per il suo funzionamento al meglio ok perfetto ragazzi rigenerazione per la mia rigenerazione ragazzi opterò per una alien wire, la misura delle mie coil sono da 2,5 ml e 9, mlimetri. Il diametro interno, praticamente. Non ho utilizzato quelle in dotazione perché volevo utilizzare le mie quindi andremo a procedere ragazzi come di consuetudine come regolarmente ragazzi procediamo con una nostra rigenerazione quindi ragazzi una volta che abbiamo inserito le nostre coil prima di tutto vediamo a quanto è venuta poi fate il processo di burning e poi prima di andare a selezionare a mettere il cotone ragazzi inserite quindi la campana e vedete se ci sono contatti tra eh, l'acciaio della campana e le coil in questo caso eh, vi potrebbe dare problemi non tocca e possiamo quindi andare ad inserire ragazzi il cotone allora ragazzi, per l'inserimento del cotone, come vi dicevo, è semplicissimo. Entrerà quindi da queste quattro asole e andranno a posizionarsi qua sotto. Perfetto. Quindi i procedimenti ragazzi li conosciamo, inseriamo il cotone dentro le coil e lo andiamo quindi a posizionare internamente. Quindi ragazzi arriveremo in questa situazione. Non ci basterà altro che andare a tagliare quindi le eccedenze del cotone. E una volta quindi bagnato, andarlo a sistemare leggermente dentro l'asola. Io utilizzerò questo liquido. Ok ragazzi, la situazione, quindi il codone posizionamento, quindi mm. Della nostra campana, ricordo la chiusura del flusso del liquido. Io consiglio sempre di girarlo a testa in sotto, di far depositare il liquido sotto e l'aria quindi andrà sopra con l'apertura. Riposizioniamo quindi la nostra aria, ragazzi, prendiamo la box. Vediamo a quanto quindi legge la nostra resistenza. Resistenza ragazzi 0,21. Lo andiamo a svapare, lo proviamo e considerazioni finali ragazzi. Allora ragazzi, considerazioni finali per il nuovo Tornado Iro. Eh, io credo che finalmente abbia fatto un buon prodotto. Uno è capiente, due ragazzi, non perde nemmeno una goccia, e eh, non dobbiamo più stare quindi. Eh, con la precisione del cotone come succedeva prima che se sistemavamo il cotone messo male il tornado perdeva liquido in una maniera, mamma mia, veramente fastidiosa. Adesso ragazzi il tornado è riproposto in questa nuovissima versione eh, di facile rigenerazione molto performante con una capienza quindi vi ricordo di 5,2 ml nelle colorazioni nero e nelle, nella colorazione come lo io acciaio quindi Stein e Stell con la drip eh, con il chaff qui di proprietà oppure con l'adattatore ragazzi per poter mettere eh, drip tip da 5 10 buonissima ragazzi la sua produzione di vapore e anche l'aroma viene riscontrato al palato molto, ma molto bene. Con la mia rigenerazione, sento leggermente un vapore caldo, ma comunque, ragazzi, lo sto svapando a 78 watt. Bene, ragazzi, questa volta. Eh, non ci dobbiamo veramente preoccupare, è un atomizzatore come tanti, ma lavora bene. Ragazzi, il costo dell'atomizzatore va dai 30 ai 35 euro, shop che eh, scegliamo. Eh, io l'ho pagato, eh, se non sbaglio, eh, una trentina d'euro. Alla fine con la spedizione eh, l'ho pagato 35 Però eh, era un prodotto che volevo provare E volevo dare ai gioi quindi la possibilità Di riscattarsi eh, dal suo predecessore eh, Io l'ho avuti tutti Ho avuto il Tornado Ho avuto il Tornado Nano Ho avuto l'XL Ho avuto il Limitless il Limitless Plus Ed infine il Combo Questi ultimi due saranno prossimi delle mie eh, recensioni e comunque, eh, nonostante lo rigeneravo bene, il tornado, secondo me, aveva poca capienza. Bene adesso, ragazzi, con questo 25 mi ha accontentato. Eh, vi piace il Tornado Iro? Cosa ne pensate? Eh, lo volete acquistare? Eh, lo avete già prenotato? Vi sta arrivando? Lo avete nel carrello? Ragazzi, ditemi cosa ne pensate nei commenti finali del video su YouTube. Eh, io ve l'ho detto, ragazzi: questa volta è veramente un prodotto valido e dico valido. E quindi consiglierei quindi, la spesa dei 30 euro dei 35 perché è un automizzatore che è comunque performante e ne vale tutti. Una cosa ancora che non ho detto a favore quindi del tornado sono sparite quindi le brucole ragazzi hanno inserito nei grani eh, eh, le, hanno inserito praticamente nei grani invece che eh, lo, lo spacco a stellina per la brucolina ragazzi la stellina per il cacciavitino quindi ragazzi è molto ma molto più pratico quando andiamo a rigenerare Ok, ragazzi, un like se il video vi è piaciuto. Magari sono stato un po' lento nelle spiegazioni, nelle cose, però eh, tendevo a voler farvelo vedere al meglio. Eh, e quindi scusatemi se delle volte sono stato un po' lento o noioso. Ragazzi, eh, Mister Ninno TNT vi invita quindi a iscrivervi al suo canale OnLisvabo per le future prossime recensioni, ragazzi. Un saluto a tutti quanti. Mr Ninno DNT vi saluta ragazzi alla prossima